esperienze di curva delle trasferte, fatte di goliardie, di allegrie, di cazzate, qualche volta anche di cose brutte. Se tu vuoi togliermi lo striscione, quell'anno fu, quell'anno che facevamo la carica. Tu, Eccese, Tarantino, Foggiano, Brindisino, palermitano, chiunque esso sia, napoletano. A fine partiti pisani. Romano. Vedeva la nostra caccia. Genuano. Vediamo un gruppetto, erano tre pescaresi. Se tu vuoi togliermi lo striscione. E seguimmo questi ragazzi qua. Qui posso zuppare la testa. E noi rimanemmo compatti, a un certo punto questi eravamo veramente tanti. E seguì questi quasi fiondarono dentro un portone. Ma anche a noi l'hanno tolto, E io c'avevo un pugno di ferro che mi portavo sempre addosso. Là sotto ci fu strappato a Taranto, no? Amici, venite fuori, amici, venite fuori, amici, venite! Dentro c'erano armi di ogni tipo. Fu buttato nel mezzo alla polizia. La polizia lo raccolse e disse ok, ve lo restituiamo. Aiuto, ci vogliono uccidere, aiuto, siamo di pescare, aiuto. Non sono cose belle, ma c'erano veramente qualsiasi genere di arma impropria. Dopo 10 minuti lo vedemmo uscire dalla curva dei Tarantini. Stavano per caricarci, quando un pazzoide barese si gira, tira fuori una pistola, una scacciacani, non so cosa fosse. Ce l'hanno loro ovviamente come trofeo di guerra. No. Si inginocchiò e puntò verso questi, che ovviamente scapparono perché insomma. Al terzo piano cazzotta, al secondo piano calcio, al primo piano la cazzotta. Arrivare a portone che era già tutto distrutto. Io ricordo di aver attraversato un gruppetto di 6-7 persone dallo stadio di Foggia alla fiera di Foggia. È storia perché è vissuta sul sangue, sulla pelle. C'era uno che di noi che apriva i cofani delle 500 per prendere i crick. I pesi, bom, mazzati, brutte. Ci facciamo tutta Foggia con i crick in mano. E senti, giunta solo un pezzo del sistema calcio. Ma io mi sono salvato, ma brutto. E a seconda delle necessità viene esaltato o demonizzato. A seconda delle convenienze dei presidenti. Erano i pompieri, non era la parte dei carabinieri. Che non significa che i presidenti controllano gli ultras. Come vedi che i pompieri se ne andavano? Bim, bam, bum, bam, di nuovo ripreso. Morire perché mi hai sferrato una coltellata in pancia non va bene. Noi siamo usciti vivi, ne sono usciti vivi loro. Va bene trovarsi 40-40 in una pinetta e ci facciamo una sana scazzottata, no? Arrivo veramente alla patria dei carabinieri che ci pesi, ci butto dentro la macchina, mezzi scattati a me, a questo amico mio, e ci portano in quei caselli. Le rivalità sono antiche quanto il mondo. Caselli carabinieri mazzate di brutto, calci, cazzotti, caschi testa, il macello. La verità sta sempre nel mezzo, perché non è giusto farci, compreso io, passare come degli angioletti. Infatti le cose peggiori negli ultimi anni sono successe tutte in autostrada o in autogrill. Che tutti questi nuovi decreti legge, è vero che lo Stato ci vuole eliminare, ma è tanto vero che lo Stato è arrivato anche a fare determinati decreti legge che insomma abbiamo voluto anche noi. Se bisogna difendere la città a Bari da un attacco esterno, per assurdo. Perché tanti casini stupidi si potevano evitare. Il sindaco Michele Emiliano, chi pensa che vada a chiamare? Ai ragazzi di Emilab, ai ragazzi del giovane del PD, o ai ragazzi dell'Alleanza Nazionale? A chi deve andare a chiamare? Sono andati agli ultras. Perché gli ultras in mezz'ora ti portano 200 persone a difendere la città. Gli unici romantici testimoni della passione sono gli ultras. Non puoi dare una definizione esatta di quello che è l'ultras. Se vogliono armati, ciao, se vogliono armati, comunque militarizzati, sanno come muoversi e senza paura per la città.